Devo confessarlo. Non so se a muovermi fu egoismo, dovere o disperazione. Ma in ogni caso, nell'ora più buia, vidi in quel giovane vampiro, Cain, un prezioso dono del fato. Egli sarebbe stato un latore di morte, un ignaro strumento con cui ripristinare l'equilibrio ed essere così, finalmente, libera. In cambio della promessa di una cura per la nuova e strana condizione che lo affliggeva, chiesi dunque a Cain di togliere la vita ai miei ex compagni, permettendo in tal modo la nascita di nuovi guardiani. Il suo primo atto, comunque, sarebbe stato un atto di amore e pietà. Il sangue del mio amato Nuraptor, il guardiano della mente, reso folle dalla mia perdita, sarebbe stato il primo ad essere versato. La furia di Cain era inarrestabile e la sua sete di sangue cresceva ad ogni nuova vittima. Tre dei guardiani, però, Bane, Dejaul e Anarchro, avevano trovato protezione presso Malik, il guardiano del pilastro del conflitto, la cui forza andava ben oltre i poteri del giovane Cain. Egli era stato in passato uno dei sacerdoti Saravan, sedicenti paladini, sterminatori di vampiri e difensori dei pilastri. Malik aveva però fallito nel proprio compito, non riuscendo ad impedire che alcuni guardiani cadessero per mano di un essere sanguinario e perverso, Vorador. Il Saravan venne pertanto punito, privato dei piaceri della carne. Il suo spirito fu confinato nella sua armatura, così da servire e proteggere il cerchio in eterno. Cain non poteva sconfiggere Malik, e così gli consigliai di rivolgersi a chi in passato era riuscito in tale impresa, Vorador. Cain trovò l'antico vampiro nella sua sperduta magione in mezzo alle paludi nere di Nosgoth, dove, tra ancelle e vittime sacrificali, Vorador conduceva un'esistenza dissoluta, lontano dagli eventi del mondo esterno. Non so dirvi se fosse per perverso altruismo o sincera curiosità, ma Vorador acconsentì ad aiutare Cain nello scontro con la sua antica nemesi. Un monito di Vorador accompagnò però il giovane vampiro mentre lasciava quel luogo oscuro. Cain, disse Vorador, non interferire nelle faccende degli uomini. Essi sono soltanto il gregge che nutre e sfama noi vampiri. Abbraccia la tua vera natura e rifuggi l'umanità. Vorador sapeva che Cain, come tutti i giovani, non avrebbe dato ascolto ai saggi consigli che gli venivano rivolti. Avrebbe dunque dovuto imparare sulla propria pelle il significato delle parole dell'antico vampiro. Ciò che però Vorador ignorava in quel momento è quanto tale lezione sarebbe costata a tutti noi.